sai cosa c'è. Ci troviamo in quattro amici al bar per assistere ad una nuova memorabile giornata nel corso della quale il plurifallace Bino da Vino Bogge tenterà di qualificarsi alle Olimpiadi di Londra nella specialità del lancio del discorso. Per chi non conoscesse le regole di questo nobile sport nato nella Magna Grecia, ricordiamo che il concorrente dovrà partecipare ad un pranzo di nozze ed essere il primo fra gli invitati a convincere lo sposo a fare un discorso. Signor Davino Bogge, si sente pronto ad affrontare questa prova? Pronto! Sono prontissimo! Oltretutto, ho speso 600 euro di regalo e 300 di vestito per questo matrimonio! Spero solo che non sia trash come il matrimonio di Ivo Avido! Ah, ecco! Vediamo arrivare i giudici, oggi stranamente di buon umore. Beh, dai che la volta buona che sto cialtrone ci fa andare a Londra, finalmente. Speriamo che... perché io un'altra estate in vacanza a Novara non la reggo. Ma noi quest'estate faremo i giudici alle Olimpiadi, caro mio. A Londra, a fare il bagno nel coso che... come si chiama? Il Tamigi. Il Tamiro. Pensa quante belle ragazze in bikini, il Tamiro. Sì, vabbè, mo non diciamo niente per scaramanzia, che questo è capace di fallire anche il lancio del discorso. Infatti, mo aiutiamolo. Forza Davino Bogge, andiamo! Si faccia valere e attenda gli ex compagni di liceo che sono pericolosissimi. E Marco Stretto, il cognato ubriaco, che potrebbe batterla sul tempo. Gli invitati al pranzo di nozze sono tutti allineati e vediamo il concorrente prendere posizione. Stanno passando le prime libagioni quando Davino Bogge si divincola dal cugino ricchione dello sposo e prorompe nel lancio del discorso. Discorso! Discorso! Okay. Discorso! Che record è? Londra, stiamo arrivando! Ma qualcosa va storto! No. Discorso! What? I don't understand. Who's that here? Il concorrente non aveva considerato che, essendo una prova di qualificazione per Londra 2012, gli è stato assegnato il matrimonio di una coppia inglese. No. La prima prova è quindi fallita, no. Ma ha a disposizione un secondo tentativo. Ma certo, mannaggia, ce la dovevamo immaginare che questi parlavano inglese. Sono le qualificazioni per Londra, ma lei, Davino Bogge, lo sa l'inglese? Non vi preoccupate, signori giudici, lo parlo a menadito. La seconda prova non la fallirò. Sì, ma per sicurezza, Bogge, cerchi di sembrare più inglese. Sorseggi una tazza di tè, magari. Ecco, bravo, ma mangi una pietanza. Ma che cazzo è? Oh! È pudding, è buonissimo, pudding. Ma a me fa schifo! Ma lo mangi senza fare storie, che tutta la gente che muore di fame all'Isola dei Famosi, lei mi schifa il pudding. Va bene, signori giudici, lo mangio, ma mi fa schifo! Forse con quelle birre. E quella sciarpa dell'Arsenal, la metti, la sistemi meglio, che non si vede bene. Ma io tifo il Catania! Davino Bogge sembra più deciso e concentrato che mai. Scarta la suocera rincoglionita e si porta vicino allo sposo con un bicchiere in mano. Forza Davino Bogge! Lanci un bel discorso! 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 Ma non è inglese! What the fuck? Qualcosa non funziona, i presenti sembrano non capire Davino Bogge e alcuni di loro vorrebbero cacciarlo in malo modo. I giudici si vedono costretti a dichiarare fallita anche la seconda prova. Prova fine! Non c'è niente da fare. Questo è un ebete patentato. Ma io ci credevo ancora, ma ci ho perso le speranze. Per questa volta è andata male, ma la prossima migliorerò con l'inglese e vedrete che ce la farò. Ma che deve fare? Guardi, le do un consiglio, Davino Bogge. Adesso prenda la macchina e vada a guidare sulla statale in contromano. Per sentirmi più inglese guidando a sinistra. No, perché c'è la speranza che passi un camion e l'ammazza questo. Ci va! No. Ma che cazzo è? Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio. 105 Zoo, only for you. Only for you. Only for you.